è vero che la mattina c'è, ma la mattina si cura in un insieme di cose che parte dalla malattia in sé, alla quale bisogna rispondere dentro i concetti della medicina, quindi con delle terapie appropriate, oggi siamo in grado di curare e di prevenire il prima possibile attraverso l'elemento degli esordi schizofrenici, la malattia la possiamo bloccare e quindi come tutte le malattie, sapete che quando c'è una malattia si prende prima l'esito è diverso, no? Quindi noi anche noi psichiatri ci stiamo muovendo sull'intervento precoce, quindi dobbiamo individuare nei giovani, nelle fasce giovanili, quei comportamenti che sono ritenuti significativi, molto spesso anche aspecifici, non è detto che siano delirio o allucinazioni, ma siano anche aspecifici che ci facciano capire attraverso l'osservazione e la valutazione che siamo di fronte a un probabile quadro di malattia psichiatrica, quindi il cosiddetto esordio. E quindi noi in quel caso siamo in grado di curarli con i farmaci appropriati, che sono anche però sono dando la garanzia di essere avere più buone risposte, più buone focus, diciamo, psichiatrico. Però questo non basta, perché una volta che abbiamo curato i sintomi, il paziente non può restare a casa, perché, e qui c'è il secondo aspetto, cosa ha detto Basaglia di importante? Che non basta l'individuo, è molto importante ciò che accade nei contesti, prima di tutto il contesto familiare, ma poi anche il contesto sociale. L'individuo esiste, dicevano i grandi fenomenologi, che l'individuo esiste in quanto esiste l'altro. Se non vivo, ci noi esistiamo perché c'è un'altra persona che ci significa, no? In questo senso. Per cui è ovvio che il contesto familiare e sociale rappresentano gli elementi nei quali dobbiamo intervenire. Che cosa fa la psichiatria moderna? L'altro giorno in conferenza stampa ho detto psichiatria moderna, chissà cosa voleva dire, no? Qualcuno avrà pensato. La psichiatria moderna vuole applicare bene quelli che sono, diciamo, i risultati che la ricerca scientifica internazionale evidenzia come cose valide, pratiche valide da attuare. Una di tutti, come dicevo prima, è la continuità della terapia farmacologica, il paziente deve essere curato costantemente, non va mai... perché questo? Perché la cura costante consente la riduzione drastica delle recidive, che sono gli elementi quando il paziente ritorna in ospedale, sono quelle cose là, le crisi, no? Sono tutte questioni che la psichiatria moderna deve evitare, perché la recidiva danneggia il tessuto cerebrale. Questo è accertato dall'evidenza scientifica. Prima conto. Poi tutto il resto rappresenta la vita della persona. Ed ecco qui la grande rivoluzione basagliana. In quell'epoca si parlava di fenomenologia, di esistenzialismo, i grandi filosofi francesi partecipavano a dibattiti internazionali. Recentemente ho visto un bellissimo film su quello che è successo in Germania rispetto a questo tema della rivoluzione psichiatrica, che ha avuto dei risvolti anche abbastanza drammatici. Pensate che addirittura dal movimento che legava la riforma psichiatrica si sono sviluppate prima di tutto delle fasce di, legate alla Baader-Meinhof, quindi non so, che c'è una verità mia, si ricorda, insomma, si sviluppò una grande attenzione all'aspetto sociale. Quando si parla di sociale si parla di politica. Basaglia disse: noi siamo medici, vogliamo che la questione si risolva da medici e allo stesso tempo dobbiamo curare gli aspetti sociali. E quindi nacque tutto questo interesse per la, diciamo, psicologia innanzitutto, perché la relazione terapeutica che si instaurava col paziente era dettata da criteri e da concetti epistemologici diversi da quello che era, diciamo, la logica della sanità e della medicina. La fenomenologia metteva al centro l'individuo, si stava insieme nel mondo, si ragionava, da qua si è sviluppato tutto il grande filone delle psicoterapie che di qualsiasi genere sono fatte hanno un valore, oggi questo è un altro elemento di evidenza scientifica, la letteratura internazionale riconosce in alcune pratiche, in particolare la terapia cognitivo comportamentale, un'evidenza abbastanza forte, quindi si applica molto bene nei nostri servizi, nelle pratiche, eccetera, così come l'attenzione viene posta al contesto familiare. Tutti gli interventi legati alla famiglia, chiamati anche di psicoeducazione, sono evidenza scientifica, no? Così come sono evidenza scientifica gli aspetti che diceva la dottoressa Schurpa, pare Schurpa si chiama, relativi a quanto è importante sviluppare la ripresa degli aspetti delle capacità cognitive delle persone, perché noi purtroppo per un lungo periodo la psichiatria, ma anche
la medicina ha sottovalutato questo abbassamento delle capacità cognitive che spesso diventa un elemento di potenziale cronicità della persona.